Oggi proviamo gli acquerelli più famosi del mondo. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì, oggi testiamo i Cotman della Winsor & Newton, gli acquerelli più famosi del mondo, posso dirlo senza tema di smentita. Sono quelli che ho sempre dato per scontato che tutti conosceste e non vi ho mai recensito. È giunto il momento di guardarli da vicino e di vedere come performano. Prima di spostarci sul piano da lavoro però, ti ricordo una cosa molto importante. Iscriviti anche sulla mia pagina Facebook, ti lascio il link qua sotto in info box, perché Facebook avrà un ruolo fondamentale nel corso di disegno di arte per te, quindi se vuoi avere la possibilità a settembre di farne parte, e allora non ti dimenticare di lasciare il tuo mi piace su Facebook, iscriviti, seguimi anche là. Se vuoi seguimi anche su Instagram, così avrai il panorama completo di quelle che sono le attività di arte per te. Ora basta parlare, vi lascio tutti i link qua sotto, andiamo a provare i Cotman della Winsor & Newton. Ed eccoci pronti per recensire i Cotman della Winsor & Newton, gli acquerelli più famosi del mondo forse. Alla domanda, Ombretta, ti piacciono i Cotman della Winsor & Newton? Rispondo facendovi vedere tre confezioni in mio possesso. Quindi sì, mi piacciono tantissimo e sono tre confezioni che ho acquistato io, non me le ha inviate l'azienda, quindi capite bene che mi piacciono molto. Sono degli acquerelli che io uso pochissimo per acquerellare nel vero senso della parola, perché secondo me sono anche troppo per quello, ma nel senso che ne ho tanti altri che sono meno brillanti, con dei colori meno affidabili, che comunque per l'acquerellatura normale vanno benissimo. Io questi me li tengo cari per quando devo restaurare dei quadri, per quando devo restaurare dei mobili. Con questi faccio la prima ripresa pittorica ad integrazione pittorica a tratteggio, il rigatino. Diciamo che io il rigatino di base lo faccio con gli acquerelli per poi passare i colori a vernice solo in uno stato successivo, e non sempre lo faccio, certe volte do semplicemente la vernicetta sopra e lascio il rigatino ad acquerello, perché questi acquerelli me lo permettono perché sono fantastici. Io acquisto sempre questa confezione, ci sono diversi tagli di confezione, io prendo i mezzi Godet perché è una confezione molto pratica da portare con sé, ha tutti i colori che mi interessa avere, e vi faccio vedere la mia palette base, che è questa, con giallo primario, giallo normale, rosso, ocra, cadmio, terra ombra naturale, terra di siena bruciata, terra ombra bruciata, verde un po' più chiaro, verde un po' più scuro, che posso portare ancora più chiaro con i gialli, un blu oltremare e un blu cobalto. Come vedete, nella mia palette non c'è né il bianco né il nero, perché negli acquerelli, ragazzi, sia il bianco che il nero dovrebbero non essere mai usati, specialmente in restauro. In restauro proprio il bianco e il nero sono lo sfacelo dell'integrazione pittorica a tratteggio, perché poi sono i colori che si vedono troppo e che quindi stonano nell'accordo cromatico l'opera d'arte, ma magari di questo ne parleremo in un altro video. Parliamo invece della pittoricità dei Cotman, Winsor & Newton. Quindi abbiamo detto un packaging molto accattivante, viene venduto col pennellino che è ottimo, che io non ho più perché queste confezioni sono davvero vecchie, e il pennellino è un numero 2 mi pare, è richiudibile, ottimo, in martola sintetica. Le altre confezioni le vedete integrate, allora qui vedete il bianco, non si sa mai, non lo uso ma ce l'ho. Le altre confezioni le vedete integrate di colori. Cosa ho fatto nel corso degli anni, un po' in accademia, un po' dopo, mi è capitato di acquistare le tubette di Winsor & Newton, e per comodità ne ho spremuto un pochettino nel vano del pennello e l'ho fatta essiccare, in modo da avere un'ulteriore gamma cromatica qui a portata di mano qualora mi dovesse servire. È un'integrazione che non è necessaria ma che mi è stata molto utile nel tempo, quindi io uso poi il vano pennello per ampliare la gamma colori. Proviamo adesso i nostri Winsor & Newton, e li proviamo sia a secco, quindi sia bagnato su asciutto, che bagnato su bagnato. Proviamo questo rosso, ovviamente io lo prendo dalla cassettina un po' più distrutta, lo prendo, faccio la pozzetta.
retta e quindi lo passo da bagnato su asciutto. Sto usando un tintoretto serie Nettuno sintetico e voilà. Noterete subito l'affidabilità del colore, nel senso, questo bagnato su asciutto, andiamo adesso su un bagnato su bagnato, vedrete che il colore si differenzia pochissimo dalla pasticca ed è molto molto fedele, e anche in bagnato su bagnato non perde minimamente di intensità. Questa è una caratteristica tipica di Winsor & Newton. Proviamo il giallo. Bagnato su asciutto. E bagnato su bagnato. Proviamo questo giallo. Proviamo l'ocra. Questi colori li trovate tutti in cassettina quando li comprate, tranne il terra ombra naturale, che io aggiungo sempre al posto del bianco. E quindi faccio questa modifica, tolgo il bianco e inserisco il terra ombra. Perché nel restauro il terra ombra naturale, ma anche nell'acquarello, il terra ombra naturale è un marrone freddo che è fantastico per le ombreggiature. Vi faccio vedere com'è. Un marrone verdastro. Proseguo con un terra di siena bruciato, che colore magnifico, da me detto il color volpe. Questo è uno dei più bei rossi in commercio di qualunque marca. Blu cobalto potentissimo, guardate che meraviglia, bellissimo, purissimo. Io li apprezzo veramente come purezza dei toni per i lavori di restauro, perché avere una purezza dei toni facilita moltissimo la scelta della gamma colore. Guardate anche bagnato su bagnato. E adesso il blu oltremare, che è uno dei più belli in commercio. La Winsor & Newton fa uno dei più bei blu oltremare, non troppo viziato di violetto, ma acceso e squillante. Voilà, stupendo. E questa la gamma di colori che trovate in tavolozza. E allora adesso vi scrivo anche il nome dei colori, ed ecco qui la tabella con tutti i nomi. Quindi abbiamo il rosso, il giallo, che loro segnano come primario, infatti nelle vaschettine non hanno neanche la dicitura questi due, poi il cadmio, l'ocra, il terra ombra naturale, il terra d'ombra bruciato, il terra di siena bruciato, il magenta o crimisi, il verde, il verde smeraldo, il blu cobalto e il blu oltremare. Ecco la gamma di colori Winsor & Newton. Ora, cosa mi va di farvi attenzionare? Innanzitutto
tanto la squillantezza dei colori. Vedete, sono colori belli definiti, squillanti, sebbene lasciati trasparenti, sono comunque colori che hanno un loro corpo, hanno anche dei margini ben definiti, quindi spandono fin dove volete spanderli, sono molto controllabili, un'elasticità molto buona del colore. Hanno una purezza di tono eccezionale, cioè se voi prendete un magenta è un magenta, non è imbastardito con nessun altro tipo di pigmento. Se voi prendete un terra di Siena è il terra di Siena. Questa cosa, che può sembrare una cosa scontata, in realtà non lo è per niente, perché ogni casa, ogni industria del colore apporta una propria ricetta che fa virare in un senso o in un altro leggermente il colore. Questo in questo caso non avviene, sono i colori puri per eccellenza, per questo li utilizzo per il restauro, perché sono molto affidabili e quindi la miscelazione delle tinte tra di loro dà risultati certi. Se io devo ricavare un colore X, so che unendo A con B mi spunta X, e se invece faccio lo stesso lavoro magari con un lavoro di un'altra, con un colore di un'altra marca, nella miscelazione può succedere che il colore viri leggermente e tradisca quella che è la mia aspettativa. Bene, questi invece sono colori molto affidabili, non vi tradiscono, quel colore è, lo vedete in pasticca e lo vedete uguale riportato su foglio. Anche questo fa molto, perché una volta che lo mettete in tavolozza il colore è quello, non virerà e sarà stabile nel tempo. Altra cosa molto molto importante: i colori Winsor & Newton anche a distanza di 10 anni mantengono questa squillantezza di colore, questa corposità di tono, e soprattutto non virano nelle tinte. È un prodotto 10 e lode, è un prodotto che, se siete dei bravi acquerellisti o se amate restaurare o se vi piace avere un oggetto di belle arti che sia veramente buono e performante, io non posso far altro che non suggerirvelo, cioè è troppo buono per non averlo. La confezione è molto pratica, facilmente smontabile, basta inserire il tagliabalza nella fessura e il godè viene via, quindi quando lo finite potrete sostituire semplicemente il godè finito. Si lava molto molto facilmente in questo modo, e qui è su tutte le vaschettine tranne rosso, giallo e mi pare, no, tranne solamente rosso e giallo, c'è la dicitura del colore con il numero corrispondente. Quindi belle sia da sistemare un po' come ci pare nell'ordine dei colori, che da pulire, sono veramente facilissime. Comodissimo anche il vano per stemperare i colori, è bianco, quindi fa vedere bene come risulta il colore. È un prodotto super consigliato. Perché non ve ne ho mai parlato prima? Perché molto spesso si fa l'errore di dare per scontate alcune cose. Per me questo è l'ABC dell'acquerello e del restauro, quindi davo per scontato che già li conosceste. In realtà poi mi sono resa conto che volevate vederli in opera, e questo è. Li vedrete anche su dei lavori, quindi molto presto farò degli acquerelli con questi colori, in modo da farvene apprezzare proprio la spandibilità, la miscelazione, la colatura, ma anche l'immissione diretta su foglio asciutto. Quindi spero che questa recensione vi sia piaciuta. Non ricordo i prezzi, mi pare che una cassettina di questi costi sui 18 euro, ma dovete aggiungere sempre una pasticca, perché dovete sostituire il bianco col terra ombra naturale. Il nero mi pare non sia in gamma in cassettina, se lo volete dovete aggiungerlo anche voi togliendo un altro colore, ma non lo comprate perché negli acquerelli bianco e nero non si usano, che ne dicano in giro. Bene ragazzi, e allora vi lascio alle foto della tabella colori e noi ci vediamo prestissimo dopo le foto. Ciao!
semplicemente meravigliosi. Non serve ombretta di arte per te per raccomandarli. Che voto do? 10, 10, 10 e lode. Sono gli acquerelli migliori in assoluto, a mio modo di vedere, i più brillanti, una tenuta nel tempo impeccabile, una fedeltà di tono eccezionale, a nome corrisponde colore. Non devi andare a capire che cosa intende la casa di produzione per quel nome o per quella dicitura. Sono dei colori basici, semplici, super professionali. Quindi se cercate un prodotto che non vi tradisca mai, i Winsor & Newton sono quello che fa per voi. Basta parlare, dopo aver dato un bel 10 a questo prodotto, do un bel 10 anche a voi se mi lascerete un pollice in su, una condivisione di questo video e soprattutto se verrete a trovarmi qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!